Caro sindaco di Ventura, siamo a posto di essere a bordo di un'auto, siamo a bordo di un'altalena. È l'altalena di Parco Pertini in fase quasi di completamento e di ristrutturazione. Sì, ci fa tornare indietro negli anni questa nuova location. Anziché la macchina, l'altalena è molto più gradevole. Assolutamente sì, condivido. Abbiamo, dopo tempo e dopo qualche ritardo, abbiamo mantenuto una promessa fatta da oltre 4 mesi. Un po' di più, perché io ho tutte le date conservate, ma non è importanza. Benvengano le cose, anche in ritardo, ma benvengano le cose, non è un problema. E questo va a merito non soltanto di chi ha segnalato il problema. Stai parlando di me. Ma anche tutti gli altri che hanno fatto la loro parte, come in una famiglia, come in una comunità. Io devo ringraziare gli imprenditori che si sono messi a disposizione. Un grande applauso. Per fornirci il Possiamo materiale. Dire chi sono? Sì, è Andrea Nicitra che ci ha fornito, tramite l'azienda con la quale collabora, il tappetino, Calogero Pepe per quanto riguarda la sistemazione dei giochini, lavori in legno che sono stati fatti, Vella che ci ha donato una panca, e poi quest'area verrà completata con dei cestini gettacarte proprio per rendere il più possibile pulita questa zona, è salvaguardata e protetta. Io ti ho lanciato un'idea che mi è sembrato piacerti, ho proposto di fare un piccolo bando affinché con una struttura movibile si possa aprire un piccolo chiosco gelati per rifocillare i bambini e i genitori durante il periodo estivo e anche per salvaguardare il posto, perché il gestore di quel chiosco dovrà in qualche modo anche attenzionare questa struttura. Sì, perché il problema principale adesso è quello della salvaguardia e della tutela di questi luoghi, affinché non vengano rivandalizzati come lo sono stati. Un appello che io rivolgo ai cittadini, ai genitori, ai stessi bambini che la utilizzano, di non distruggerlo, perché è un bene di tutti ed è giusto che tutti ne possiamo usufruire. Alzare il livello di civiltà è un segnale importante per la crescita di una comunità. Aggiungo, perché avevo dimenticato, ringrazio anche l'impresa edile di Luigi Giuliana che sta provvedendo alla collocazione del... Io ringrazierei anche il responsabile del reparto operativo pronto intervento Rosario, perché se lo merita per intero. Rosario Insalacqua, responsabile del nostro ufficio manutenzione, che è sempre disponibile ed è sempre il massimo. Assolutamente. Diciamo che questo parco verrà dotato anche di un paio di telecamerine e che i vandali verranno rintracciati al citofono di casa loro. Li andremo a prendere fin da casa. Quindi attenzione, cari vandali, dedicatevi ad altro. Ettore. Sì. A questo punto non ci rimane che farci una bella annacata. Inizi tu a spingere o inizio io? Spingo io. Va bene. Grazie Ettore, alla prossima. Alla prossima, ciao Ettore.